tutte queste funzioni in un unico edificio. E quindi è di fatto il XII e poi ancora più il XIII secolo, sono i secoli della cattedrale così come noi la immaginiamo, anche se studiosi insigni di arte medievale, come Xavier Barral, hanno precisato che in realtà il concetto di cattedrale nasce prima, nasce nell'età romanica. È nell'età romanica che si sviluppano i maggiori cantieri edilizi all'interno delle città. Dopodiché il gotico di fatto riprenderà questi cantieri, li amplierà, li renderà più grandiosi, costruirà all'insegna di uno stile nuovo, ma è il romanico che di fatto, in cui vanno in quel periodo in cui vanno rintracciate le radici della cattedrale propriamente detta. E tuttavia il nostro immaginario della cattedrale è legato sostanzialmente all'arte gotica e alla lettura, ci tengo sempre a sottolinearlo, che poi l'Ottocento darà appunto del gotico. E per ricordare, volevo provare a spegnere, magari se non mi dispiace, una luce, spero di far giusto, va bene così, altrimenti io vedo anche di più. Va bene così? Perfetto. Anche alle lezioni di storia dell'arte, di solito preferite rimanere più o meno al buio. A ricordare il profondo fervore edilizio che investì in Europa tra X e XI secolo, segno di una rinascita economica che si concretizzava nel dispendio, nell'investimento in questi grandi cantieri, la frase che gli storici dell'arte medievale sempre ricordano, la descrizione di Rodolfo il Glabro nelle sue storie, che è assolutamente suggestiva e ci fa capire proprio quanta importanza dovette avere questo fervore edilizio. Si era quasi nell'anno terzo dopo il 1000, quando nel mondo intero, ma specialmente in Italia e nelle Gallie, sono proprio le zone di cui andremo a parlare, si ebbe un rinnovamento delle chiese basilicali. Sebbene molte fossero ben sistemate e non avessero bisogno, tuttavia ogni popolo della cristianità faceva gara con gli altri per averne una più bella, quindi la volontà proprio di ricostruire. Pareva che la terra stessa, scrollandosi, liberandosi della vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese. Questo candido manto di chiese, spesso un'immagine proprio utilizzata per ricordare l'arte romanica. E tuttavia la chiesa di Notre Dame, la cattedrale di Notre Dame, dicevamo, è emblema dell'arte gotica, un'arte che ha una data di nascita significativa che è il 1144, data in cui viene costruito il coro della chiesa abbaziale di Saint-Denis, secondo criteri diversi rispetto all'arte romanica, come risultato quindi di un'armonizzazione di diverse parti e soprattutto con l'introduzione della volta gotica che di fatto interessava tutta l'area del coro. Vedete, questo doppio deambulatorio è in realtà un disegno non del coro di Saint-Denis, ma di uno straordinario personaggio che è Villard d'Honnecourt, di cui avrò modo di parlare anche tra breve. Villard d'Honnecourt purtroppo non si sa nulla, quello che si sa lo si evince da un taccuino di disegni che ci è rimasto, risalente al 1230 circa. Di fatto si pensa che lui fosse un ingegnere particolarmente affascinato sia dalle architetture che vedeva nella Francia, che aveva percorso personalmente, sia da macchinari per la carpenteria o ancora altre curiosità che compaiono proprio in questo taccuino. Si tratta quindi proprio in un certo senso di un libro di modelli e è inserito anche il disegno del coro di una cattedrale gotica che è molto simile a quella di Saint-Denis. E quindi come possiamo definire questo nuovo stile gotico? Senz'altro si imposta sullo stile romanico, ma lo arricchisce di un nuovo linguaggio, un linguaggio più elegante, un linguaggio che parla
parole dell'arco acuto, della capriata, delle volte costolonate, dei pilastri polistili e un linguaggio in cui le architetture sempre più vanno verso l'alto, si protendono verso il cielo. E gli ampalati murari tendono a svuotarsi, tanto solidi erano stati quelli delle chiese romaniche, tanto più leggeri diventano, grazie a nuove stratagemmi ingegneristici, quelli delle cattedrali gotiche. Si svuotano al punto che questi vuoti devono essere riempiti con qualcos'altro, e quel qualcos'altro è la vetrata. La vetrata attraverso cui passerà quella luce che è proprio caratteristica, che è parte integrante della cattedrale gotica, quella luce che chiunque sia entrato all'interno della navata di una cattedrale simile ha potuto vedere. È una luce che modella le architetture stesse. Ma ancora si è detto che il nuovo stile, oltre all'utilizzo della luce, applicava anche dei criteri, dei principi matematici ben precisi, principi che potevano a ragione essere considerati la trasposizione in architettura di armonie musicali, quindi addirittura di musica qui si sta parlando, e poi avrò modo ancora di parlare. Armonie musicali, in particolare quelli che erano considerati gli accordi perfetti di ottava, quinta e quarta, che secondo il pensiero agostiniano rappresentavano l'armonia dell'universo. Ecco che quindi la cattedrale si pone proprio come città celeste, come segno della divinità sulla terra, come veicolo di quella perfezione divina, proprio veicolata, rappresentata attraverso un'immagine terrena, un'immagine che l'uomo ha fatto, ma l'ha fatto e l'ha costruita proprio attraverso quelle armonie che Dio stesso gli ha dato. E quindi la cattedrale di Notre Dame si pone, come dicevo prima, come uno dei simboli più importanti di queste nuove armonie che sono alla base dell'architettura gotica. E ho cercato un pochino di riassumere quella che è una storia di secoli. È una storia di secoli perché la cattedrale venne costruita già nella fase medievale in molti anni, quindi non si tratta di un'architettura che venne costruita velocemente e che poi nel corso dei secoli venne molto rimaneggiata, subì terribili perdite e venne di fatto privata di moltissime opere durante la Rivoluzione francese, e dopodiché di nuovo ripristinata, riaperta al culto e poi ripristinata, restaurata, ricondotta a quelle forme che noi di fatto le riconosciamo, quelle forme che nella nostra mente sono proprie di Notre Dame. E questa grande fabbrica, ci tengo a dirlo, nasce per essere ai tempi la più grande cattedrale d'Europa. Infatti, 1160, il committente è l'allora vescovo di Parigi che per realizzare questa mastodontica opera architettonica libera di fatto dalle case una larga porzione di terreno della Cité. Perché? Perché di fatto la cattedrale aveva circa 130 metri di lunghezza, un'altezza di 35 metri alla chiave di volta. Guardate, sono dimensioni che soltanto stando vicini alla cattedrale possiamo effettivamente percepire. E la costruzione comincia, come d'altro canto nella maggior parte delle chiese, proprio dal giro del coro. Prima vi ho parlato del giro del coro dell'abbaziale di Saint-Denis, 1144. Perché? Perché di fatto si stava ripristinando l'abbaziale. Da cosa si parte quando si costruisce una nuova chiesa? Proprio dal giro del coro. Si domanderà come mai, perché ovviamente all'interno dell'abside vi sono
le parti più importanti della Chiesa, primi tra tutti l'altare maggiore e la cripta che custodisce le reliquie dei santi, perché occorre ricordarlo, spesso queste cattedrali nascevano per custodire le reliquie, nascevano a volte sopra le reliquie, quindi sopra alle tombe dei santi. Siamo in un periodo poi in cui ogni città cerca di costruire una propria identità, accaparrandosi e anche creando ex novo una storia che abbia a che fare con le personalità più note di santi. Pensiamo anche al caso di Venezia con San Marco, al caso di Bari con San Nicola, insomma addirittura si andavano a trafugare i corpi dei santi e poi si costruiva una storia personalissima. Siamo in un periodo in cui, e ci tengo davvero sempre a ricordarlo, lo ricordo anche per le tavole dipinte del 200, cominciano, è da qui che nascono tutte quelle leggende di santi trasportati sull'acqua, miracolosamente approdati nella città. Tavole sospese sull'acqua, tante sono a Pisa, sospese sull'acqua dell'Arno, arrivano alla chiesa che gli è predestinata per volere divino. Sono storie assolutamente emblematiche, in cui bisogna proprio andare a ricercare, come dei veri documenti storici, le cause prime, che secondo me risiedono proprio in questa volontà di creare un'identità. E vi dicevo, quindi la costruzione comincia col giro del coro e poi piano piano si avanza con il resto del corpo sino ad arrivare alla facciata che tutti conosciamo, con queste due grandi torri che ricordano in un certo senso il Westberg delle cattedrali tedesche, e che erano proprio, il Westberg era proprio un corpo che si poneva su quella che noi oggi chiamiamo facciata, era un corpo ancora fortemente legato architettonicamente all'architettura militare e era caratterizzato da queste due alte torri che poi ritornano molto spesso anche nell'architettura gotica francese. E le due torri di fatto vennero elevate non prima degli inizi del XIII secolo e vengono citate per la prima volta solo nel 1243, quindi vedete quanto tempo è passato prima che si arrivi alla ideale conclusione della cattedrale, che si mostra in pianta assolutamente complessa. Allora, abbiamo una cattedrale a 5 navate, ovviamente la maggiore è di dimensioni maggiori, più piccole quelle laterali, tutte voltate a crociera, lo vedete proprio dalla pianta, con un ritmo di una campata per due navate, per due, scusate, campate laterali, quindi lo vedete proprio, un grande quadrato alla navata centrale corrisponde a due piccoli di quella laterale. Grande complicatezza, le cinque navate probabilmente erano un richiamo all'antica cattedrale paleocristiana di Parigi, che la nuova cattedrale gotica andava di fatto a sostituire, o meglio ancora a riproporre, a ripristinare. Si tratta quindi di una pianta che ha senz'altro influenze paleocristiane. Il transetto è un transetto particolare, non sporgente. Il transetto è quel corpo longitudinale, per chi non conoscesse la terminologia proprio architettonica, quel corpo longitudinale che dà alla chiesa spesso la tipica forma di una croce. In questo caso invece il transetto è proprio stretto tra le pareti dell'alzato, è un transetto non sporgente, anch'esso voltato a crociera. Vediamo un ritmo tra l'altro di pilastri, polistili e colonne che sono i sostegni. Infine il giro del coro. Il giro del coro che ha un doppio guscio, doppio deambulatorio con cappelle radiali, che sono le cappelle quelle che percorrono tutto l'abside. Tra l'altro ho voluto
a porre questa immagine che viene dall'enciclopedia dell'arte medievale, stupenda enciclopedia su cui proprio andare a ricercare, soprattutto dal punto di vista bibliografico, le notizie, perché adesso ovviamente noi non ci soffermiamo, ma vedete che hanno cercato con i vari colori, le varie righe, hanno cercato di sottolineare come fosse proprio nel tempo si fossero succedute le varie fasi architettoniche. Quindi tra le piante che ho trovato è in assoluto tra le più interessanti. Se vi interessa la trovate nell'Enciclopedia dell'Arte Medievale, voce Parigi. Dunque, restano della antica costruzione gotica, purtroppo vorrei dire moltissimo, ma non è così, tra i gruppi scultorei. Ricordo, come già ho fatto precedentemente nel ciclo di lezioni di storia dell'arte, la chiesa medievale è ben lontana da essere quell'organismo candido che noi immaginiamo, che di fatto è un'immagine che ci proviene soprattutto legata all'arte romanica. La chiesa medievale è in realtà il luogo delle immagini, sia per l'interno che per l'esterno, immagini che possono essere dipinte o scolpite. Le immagini scolpite, dipinte, a volte anche a mosaico, abbiamo notizia che la facciata dell'antica San Pietro avesse un mosaico, la facciata, quindi non un mosaico interno. E allo stesso modo a Lucca c'è una chiesa che è rimasta ancora col suo mosaico nella facciata. Ebbene, i portali si riempiono di raffigurazioni escatologiche. I portali, le facciate, raffigurazioni che avevano il compito principale di formare, di... non vorrei che con questo formare vi mettesse su una cattiva strada. Io non sono per la Bibbia dei poveri. Si dice sempre, l'immagine nella chiesa medievale era perché la maggior parte delle persone non sapevano leggere. E io ribadisco sempre, ma il linguaggio iconografico è un linguaggio in tutto e per tutto. Cioè, siamo noi che abbiamo questo primato della lingua scritta. Ma la verità è che l'uomo medievale che si accostava a queste immagini era perfettamente in grado di leggerle. Siamo invece noi che dobbiamo veramente mettere anni di studio prima di arrivare a comprendere che cosa queste immagini rivelassero. E quindi io credo che anzi queste immagini fossero portatrici di un linguaggio squisitamente alto, spesso teologicamente ricchissimo, e quindi non si può assolutamente, semplicisticamente parlare di Bibbia dei poveri. È veramente molto riduttivo parlare di questo di fronte a una rappresentazione del genere. Molte delle statue dei gruppi scultori di Notre Dame purtroppo sono andati perduti con la rivoluzione francese, distrutti inesorabilmente, sono stati poi ripristinati, alcuni fortunatamente, come dirò tra poco, ritrovati in frammenti e custoditi nel bellissimo Museo de Cluny. Ma molti sono frutto del restauro invece, del grande restauro ottocentesco di Viollet-le-Duc, che però di fatto ci ha restituito almeno un'immagine di quello che doveva essere l'antica chiesa gotica e quindi ci permette ancora di leggerla. E qui il portale del giudizio universale, che è della facciata occidentale ed è datato, l'originale, tra il 1210 e il 1240, piena scultura, pieno linguaggio scultoreo gotico. Il giudizio finale, allora, era un tema assolutamente comune ai portali. Tuttavia, come è stato notato, qui siamo di fronte a un giudizio diverso. Qualcosa è intervenuto e ha cambiato l'iconografia tradizionale. Parto da un esempio, che è quello di Saint-Foix à Conques, una delle chiese del romanico più note e soprattutto una delle mete di pellegrinaggio, una delle tappe in cui i pellegrini sostavano prima di raggiungere Santiago de Compostela. Questo è il giudizio finale della chiesa di Saint-Foix à Conques. E vi invito a soffermarvi sulla rappresentazione dell'inferno, che di fatto ricopre tutto il lato sinistro,
parte, però lo vedete bene da quella parte, e dove vi è una rappresentazione molto esasperata, molto particolareggiata di tutte le pene a cui i dannati andranno incontro, a cui saranno condannati. Cosa assolutamente diversa invece avviene a Notre Dame, dove abbiamo di fatto soltanto al di sotto del Cristo giudice, che domina la lunetta in alto, ed è affiancato da due angeli che reggono i simboli del Cristo della terza venuta, che sono la croce da un lato, dall'altro il sudario e la lancia di Longino, potremmo dire quasi un'arma Christi, quindi simboli della passione di Cristo. Al di sotto avviene questo giudizio che rispetto a quello di Saint-Foix è di un'eleganza incredibile. Abbiamo semplicemente due ali di personaggi che da una parte e dall'altra rappresentano gli eletti e quelli invece che saranno di fatto condannati. Senza entrare nello specifico, gli storici dell'arte hanno comunque precisato che le rappresentazioni scultoree, iconografiche in generale di Notre Dame hanno senz'altro a che fare con la scuola filosofica che in Notre Dame aveva sede, perché come avrò poi modo di dire più approfonditamente, le cattedrali sono i centri della rinascita culturale d'Europa. Al loro interno si sviluppano tra le scuole più raffinate in assoluto, prima che le università contendano loro il primato. E di conseguenza dobbiamo pensare che queste rappresentazioni, queste iconografie abbiano alla base di un pensiero teologico molto alto, forgiato proprio all'interno delle scuole cattedrali. Al di sotto, per precisione, abbiamo la resurrezione dei morti e nel trumeau, che è quella parte che divide il portale in due e che venne per questo portale nel Settecento addirittura scardinato, portato via, se non ricordo male, perché un vescovo vi voleva entrare a cavallo comodamente, quindi non si aveva assolutamente nessun rispetto, e non solo la rivoluzione francese fu causa di disastri, non c'era proprio più considerazione soprattutto di tutto quello che proveniva dal Medioevo. Il trumeau, abbiamo invece un Cristo diverso, un Cristo buono, un Cristo della parola. Quando vedete un'immagine sacra, Cristo in particolare, che fa questo gesto, mi raccomando, non sta benedicendo, ma sta benedicendo. Quindi è il gesto della parola, vuol dire che Cristo sta parlando. E ancora, questo è sempre Saint-Foix, il portale invece della Vergine, anch'esso fortemente rifatto, che mostra scene proprio dalla vita della Vergine, in particolare anche qui abbiamo la Madonna col bambino nel trumeau e poi al di sopra la coimesis o dormitio virginis, che è la dormizione della Vergine, e in alto la sua incoronazione. Caratteristica fondamentale della facciata di Notre Dame, la Galleria dei Re. La Galleria dei Re che è stata completamente distrutta durante la Rivoluzione francese proprio perché si vide in queste statue l'emblema del potere dei re, appunto, del potere del sovrano. Non c'è dubbio che questi re biblici, che dovevano essere il numero di 20, ma fu questo numero innalzato per farli corrispondere a quei re che avevano regnato sino a Filippo il Bello, e quindi si cercò di creare un parallelismo tra i re giudaici, i re biblici e i re francesi. Quindi senz'altro qualcosa di storicamente vero c'era, ma che non giustifica assolutamente la totale distruzione costrinse Viollet-le-Duc a ricreare completamente la Galleria dei Re e quindi a reinserire delle statue fatte ex novo. Fortunatamente, e veramente si può parlare di fortuna, negli anni 70 per un ripristino del sagrato di Notre Dame vennero ritrovati, sepolti nel terreno, vennero ritrovate le teste di queste statue che adesso sono custodite proprio al museo di Cluny, che è di fatto il grande museo dell'arte medievale cittadino.
uno dei musei più splendidi che io abbia visitato, e tra l'altro dentro fanno anche magnifici concerti, che secondo me è davvero un'abitudine che dovrebbe essere anche qui molto radicata, perché ascoltare musica all'interno di sale con opere d'arte stupende, magnifiche, che tanto ci insegnano, è una delle esperienze più belle che uno possa fare. E quindi vi dicevo, fortunatamente qualcosa è rimasto, ma la maggior parte di questa galleria dei re è di fatto anch'essa ripristinata. E poi il grande rosone che caratterizza proprio la facciata della cattedrale, e che è di fatto la fondazione è senz'altro 1220, ma poi ha subito un restauro nel 500, e dopodiché anch'esso nell'Ottocento è stato per buona parte restaurato nuovamente. Ma la simbologia del numero, della forma del rosone sono tutte medievali. È impostato il rosone sul numero del 3 e del 12, numeri perfetti che simboleggiano la incarnazione di Cristo. Il 3 infatti caratterizza il rosone per i tre cerchi concentrici da cui è formato. Dopodiché abbiamo il 12 nel secondo cerchio, con all'interno una rappresentazione nella vetrata dei 12 apostoli, e all'esterno 24, quindi il 12 si sdoppia, 24 con rappresentazione dei segni zodiacali e dei peccati capitali, questo sempre sulla vetrata che doveva assolutamente corrispondere all'architettura. E il gruppo al centro del rosone, Madonna col bambino affiancata da due angeli, che è stupendo, è tuttavia ottocentesco, ma ciò nonostante è uno dei pezzi meglio riusciti del restauro della cattedrale. Ed ecco invece come si presentava la cattedrale nel 1841 in questa fotografia: uno stato di assoluta decadenza. La Galleria dei Re completamente vuota, la vedete proprio, tutta quella fila di arcate che doveva ospitare un tempo le statue originali, completamente vuota. E quella che noi vediamo è un'immagine molto significativa, che ci fa capire quanto la rivoluzione francese avesse fatto. Come ho già avuto modo di dire, quasi tutti i gruppi scultorei vennero distrutti, tutte le opere in metallo fuse, e di conseguenza di fatto la cattedrale si era trasformata in un fantasma di se stessa. Quello che avvenne poi è che con il concordato del 1801, fortunatamente, Notre Dame tornò ad essere una proprietà ecclesiastica, e quindi tornò ad essere anche officiata e vissuta. Qui ho voluto mostrarvi lo strafamoso quadro di Jean-Louis David, che è l'incoronazione proprio di Napoleone Bonaparte, che avvenne infatti a Notre Dame. Quindi Napoleone riconosceva senz'altro nella cattedrale l'emblema di qualcosa di millenario, e infatti legittimò in un certo senso il suo potere anche con la scelta della sede della sua incoronazione. E veniamo ai restauri di Viollet-le-Duc, che iniziarono nel 1845, ebbero una durata di quasi 20 anni, 19 anni di restauri, e di fatto ricondussero la cattedrale a quella immagine che noi oggi la conosciamo. Viollet-le-Duc è uno dei padri del restauro, in assoluto una delle personalità più importanti. Questo riguardo a quanto si è detto sul fatto che anche se la cattedrale è andata a fuoco, in fondo non abbiamo perso molto. E invece secondo me abbiamo perso molto, perché quello che abbiamo perso per la maggior parte era ottocentesco, è vero, ma era lo stesso un documento storico di un valore fondamentale, perché questo Viollet-le-Duc di fatto è il padre di uno stile, forse assieme all'altro sono due di fatto gli stili fondamentali di restauro. Uno potremmo dire quello della rovina, che è tipico soprattutto dell'area anglosassone, e poi c'è il suo, il restauro in stile, il restauro di ripristino. Il restauro della rovina, lo dice anche il nome, consiste di fatto nel rispettare assolutamente quanto la vestigia antica.
antica, vestigia medievale, e quindi non toccarla in nessun modo. Il restauro in stile, invece, si propone, come effettivamente è un'operazione, potremmo definirla, passatemi il termine, di manomissione, perché io completo quanto non è stato completato. Porto avanti un cantiere anche dove quel cantiere è stato nel Medioevo interrotto. Ma in che modo Viollet-le-Duc svolgeva questo compito? Attraverso un